Ciao a tutti ragazzi, questo che vi parla e qui con lui c'è Nico, il mitico Nico, abbiamo registrato subito dopo il gameplay, un altro cazzeggiamo su, cioè ce l'avevo già pronti, lui voleva tanto narrarli, vabbè li narriamo allora dato che non abbiamo niente da fare. Cosa c'è di nuovo in me? C'ho gli occhiali e fumi e abbiamo le postazioni invertite. Tranquilli, non abbiamo girato il video, piantala. Allora, siamo in quest'altro gioco che è Metro 2033. Sì. Un gioco anche abbastanza apprezzato dai videogiocatori. Cioè anche questo è per console, ovviamente. Io però compro tutto sul PC. L'ho comprato perché stavo cercando un videogioco horror. Avevo letto il nome di questo gioco, ma non è esattamente horror, è solamente un gioco. Sì, spara tutto, azione e anche un pochettino horror, sì, perché un po' di ansia me la mette. Però che bisognerebbe seguire tutto il gioco e non una singola parte che ho beccato, l'unica che non serve. Un cazzo, piantala, che io ti do fuoco. Vuoi vedere che se te la lancio tu muori? Io ti do fuoco con un caricabatterie. Guarda, te la lancio, eh. Non cado. Cadi. No. Cadi. No. Cadi. Allora, no di cazzo! Allora, come stavamo dicendo, è un bel gioco, ci hanno fatto anche un libro sopra. Ho comprato anche quello, però io ho comprato il seguito, non quello prima. Sì, ma tu non hai una collezione come la mia, figa. Ma io non... La mia collezione è figa. Ma io non compro le cose per farci la collezione. Non mi interessa niente delle collezioni. sì, ho comprato il libro che è Metro 2034, che sono sulle 450 pagine, mentre il primo è Metro 2033, che sono... 700 e passa pagine, quindi avrò abbastanza da leggere quest'estate invece di fare il mio lavoro, che ovviamente non lo faccio quasi mai. Lui deve sempre giocare con questo cazzo di microfono. No. È divertente? È divertente? Ma... Mettiamo in chiaro una cosa. L'Xbox mi fa schifo. La PlayStation 3 pure. Ok. Perché rosichi? Perché non hai. Io ne ho due, lui è rosica e mi dice che cose contro. Invidioso. Vorrei tanto dire delle cose cattive per ora, ma non lo faccio. Per il pugno. Vabbè. Perché non scoppia? Vorrei tanto dire delle cose cattive, ma non importa. Di le cose cattive, ti strappo lingua. Per adesso non te le dico, sei ancora giovane. Quindi, no, non è che rosico. Non me ne frega una sega io se non ho la PlayStation o l'Xbox. Io vivo col computer. Io gioco sempre al computer. Poi quando si fonde, ne compro un altro. Ma parla al microfono. Ciao microfono, come stai? Che coglione, tira fuori la lingua. La lingua? No. Allora, lingua. Possiamo vedere che è un gameplay molto interessante. È un'ambientazione che però vi spiegherò anche questo in un altro video, perché video su questo gioco e su Deus Ex ne troverete poi a volontà sul mio canale. Dammi, non rubarmi le cose. Terribile. Ditemi se volete ancora Nicolas nei miei video. Sì. Se lo volete ancora bene, se non lo volete meglio, perché... Se scrivete di sì, vi mando a casa dei Teletubbies in miniatura. E perché? Perché i Teletubbies sono carini e coccolosi. Giusto. Ok. No, a parte gli scherzi, scrivete se volete ancora Nicolas, perché io lo picchierei con una spranga di ferro. Quando ti copri il mouse nuovo, così che me lo dai a me? No, neanche lontanamente. Ma dai, tanto tu ti aggiorni. Che cazzo me ne frega? Mi prendo roba da costosa da... Intanto il microfono non ce l'avrai. Primo. Lo dico io, mi dai 100 euro se lo vuoi. Ma non lo so, ma stai fermo. Devi stare fermo. Guardate che bel mouse. Volevo tanto far vedere il mio mouse. Intanto poi queste parti le devo editare io, tra l'audio, la videocamera e tutto. Quindi devo mettere 2-3 audio insieme. Non parlare così con me che sei contato. Perché ti devo dare fastidio? Danno fastidio Vediamo il razzista cosa sta per dire. Dai razzista. Dai. I cinesi. Sì. Sì. I cinesi sono. Guarda, c'è una Io veramente non ce la faccio più. Scrivetemi non nei commenti. Vi giuro che vi mando a casa 300 euro a testa. Io vi mando i Teletubbies, sono meglio dei soldi. Sì. I Teletubbies li cagano i soldi. I Teletubbies cagano soldi. Quindi più Teletubbies avete, più soldi avrete.
Guarda, come defibrillatore ti utilizzerei una bella pistola elettrica. 3000 volt. Ma che figata, guarda, zoom. Guarda, c'è anche la luminosità che la segue. Zoom. Guarda, ti taglio la gola. Zoom. Sì, è morto! Sì, abbiamo ancora 3 minuti. Ma cosa devo fare con te? È un cazzeggio! Ho capito, ma stai cazzeggiando troppo. Poi ti lamenti se io faccio il coglione nelle guide. Sì, bisogna fare il coglione. Ho capito. Comunque lì stai ammazzando della gente, no? Ma va! Da cosa l'ho capito? Io uso una pistola. I movimenti sono un po' lenti nell'utilizzo delle armi. A volte rimani anche senza munizione in un brutto momento e non va bene. Però il bello è che puoi recuperare le munizioni attraverso il cadavere di altre persone. Figo. Sì, e molto probabilmente dovrete quasi sempre utilizzare una maschera antigas, soprattutto quando andate in giro in perlustrazione al di fuori della metro. E la cosa bella, è che se si ridanneggia dovrete sostituirla cercandone un altro in giro. Ok. Ho detto tutto, la parte finita, ciao. Scherzo. Ok, sono quasi le 3:30, io tra poco devo andare a casa e oggi viene un mio compagno e dovranno andare in giro a fare delle foto, io non ma li non seguirò. Ma non ho detto quello. Vabbè, io non li seguirò comunque, però devo andare a casa lo stesso. Oh, e i soldi per andare in bottega dove li trovo, scusa, Non è un Game Boy. Perché non ci sono i Pokémon qui dentro? Boh! Ah no, guarda, tirala in quel punto lì. No, tirala lì. Boom, boom, rimbalzo contro il muro di una calcompa. Poi ti spacco la PlayStation. No, così spaccare tutto, ne ho due. Che sono uno ricco che... Sì. Con i soldi che gli escono dal culo, certo. No, non è vero. E perché non hai pagato la bolletta di internet? Perché non lo volevo. Scuse. Perché mio padre mi ha costretto a pagarla. Sì, vabbè. Come no. Allora, no, a parte gli scherzi, troverete più avanti molti molti video di Metro 2033 e Deus Ex Human Revolution. Perché? Ma fatti i cazzi tuoi. Perché? Voglio saperlo. No, decido qui io. Qui lo comando io. Tu? No, seriamente, no, perché? Perché ci farò il gameplay, ovviamente. Ah, vuoi farci il gameplay? Dammi qui la mano, complimenti. Te non partecipi. Sta cercando di rompermi la mano. Non si sente niente. Scrack! La mano, Nico! Vabbè, Massimo è un po' penzolante. No, non rompermi questa, io come gioco al computer? Non rompermi questa. Infatti, sono come per perdere seghe. Ovviamente lo sapevo, ma volevo tenere un po' di suspense al pubblico. Che brutto guardare continuamente. Il mio amicone. Vieni qui che ti mangio. Va via, va. Ti prendo il vetro e te lo infilo sopra il culo. Prendilo, fai vedere la forma alla gente, che forma ha. Finito, mi spiace ragazzi, non possiamo continuare. Prendi il Vetril. Non posso, ragazzi, mi spiace, questo video è finito. Spero che vi sia piaciuto, votate, commentate, iscrivetevi, seguite il prossimo video. Un saluto a Teo. E un saluto da Nico. Ciao. Dai, fermo, che cazzo, porco. Sì, non fare.